E salve a tutti, mi chiamo Vlada 4, Glint, Kabikovsi, Ryoga e oggi giochiamo a nascondino. Ma guardate questo posto, è un'enorme città gonfiabile ragazzi. Abbiamo messo insieme tutte le cose gonfiabili della nostra città e ne abbiamo creato una tutta nostra. Questa è quello che abbiamo costruito per giocare a nascondino. Abbiamo anche un hangar, il nostro ufficio, l'area circostante, i parcheggi, la macchina e il tetto. Ci si può nascondere quasi ovunque, ma il nascondino sarà insolito, il nascondino sarà mimetico. Lasciate che vi spieghi cosa significa. Abbiamo invitato un campione mondiale di body art, è una persona che disegna diversi disegni sul tuo corpo ed è molto bello da vedere. Può anche disegnarti una maglietta e per te sarà molto molto difficile distinguerla da una vera. Lo abbiamo chiamato apposta perché ognuno di noi possa diventare un camaleonte per mimetizzare con il posto. Ecco questo posto, per esempio, è giallo, blu e rosso. Mi sdraio e il body painter mi dipinge rosso, blu e giallo. E questo sarà il mio camuffamento. Cercherò di nascondermi. Può dipingerci e diventeremo come il prato, l'asfalto, il tetto, un muro di mattoni, una finestra, qualsiasi cosa. Così assomiglieremo al nostro nascondino. Ragazzi, oggi ci saranno due partite. Nel primo turno voi tre cercherete un luogo adatto e poi lo descrivete al nostro campione di body art e lui vi truccherà per quel luogo. E io cercherò di trovarvi, voi tre. E chi troverò per ultimo riceverà 1000 euro. Dammeli adesso. Sono no. sicuro. Io sono come un serpente, non mi troverai mai. Tutto sommato, ragazzi, potete già dividervi, cercare il vostro nascondino, vedere con cosa potete mimetizzarvi. E poi, ragazzi, dovrete cercare me. Oh, facile. Mentre vi cerco, esplorerò l'intero luogo, troverò i luoghi più nascosti e mi fonderò con la natura. Bene, ragazzi, il tempo è partito. Avete 10 minuti per trovare il vostro posto e poi dovrete fare il trucco. Bene, diamo un'occhiata a questa città gonfiabile e cercherò di trovare il posto più appartato qui perché sono piccolo, mi rimpiccherò da qualche parte sicuramente e Vlad mi cercherà per sempre. Allora, cos'è questo? Non è brutto posto, ma credo che Vlad salterà dentro e mi troverà subito. Dovremmo cercare fuori da qualche parte. O forse potremmo camuffarci la talpa qui, anche se c'è una rete trasparente, mi vedrà. Andiamo a vedere cosa c'è qui. Se mi sdraio qui e mi faccio il trucco, potrebbe non vedermi. Ok, prendo nota, vediamo ancora un po'. E se ci nascondessimo non al piano di sotto, ma più in alto? Penso che qui, se mi sdraio... No, è pericoloso, si può cadere da un momento all'altro. Ah, certo che è una città gonfiabile, è bella, tanti colori, è grande ed è facile fare il trucco, ma credo che Vlad mi cercherà prima qui. Oh, conosco un altro posto dove c'è qualcosa di luminoso. Andiamo a dare un'occhiata. Allora, roba troppo voluminosa, non mi piace. Non credo che un body painter possa aiutarmi. In realtà, ragazzi, per quanto riguarda il nascondino, sono stato io a insistere per girare la nuova parte del nascondino. Adoro questo segmento! Qui ci sono le emozioni più forti, vivaci e più grandi. Penso di essere l'unico a cui piace il nascondino. Ma se iniziamo a ricevere molti mi piace a questo video, ai ragazzi inizierà a piacere il nascondino anche. E se otterremo molti mi piace, di conseguenza ci sarà una nuova parte, ancora più figa, più elaborata e più interessante. Penso che se otterremo 2 milioni di mi piace, potremo anche volare in un altro paese per girare il nascondino. Non so, per Capodanno potremmo volare a casa di Babbo Natale per fare il video del nascondino. Comunque, ragazzi, assicuratevi di mettere mi piace a questo video per far capire ai ragazzi che il nascondino è un formato fantastico. Dimostrate che non solo a me piace il nascondino, ma anche a voi. Mettete mi piace sotto il video. Non mi resta molto tempo, devo trovare urgentemente un posto. Ok ragazzi, beh, prima di tutto ho deciso di andare nel nostro hangar perché è molto grande. E guardate cosa c'è rimasta dall'ultimo video. Un'enorme piscina con l'acqua. Guardate, ho un'idea interessante, posso nascondermi proprio in questa piscina. Basta tuffarsi, sdraiarsi e rimanere in acqua per tutto il video. L'unica cosa che non mi convince è come si fa a respirare. Beh, possiamo trovare un tubo forse. Ma così infrangerei la regola di questo video e non riusciranno a farmi il trucco dell'acqua. Non sono un precione, quindi cercherò un altro posto. Allora, forse posso diventare un muro? Con i mattoni? No, è troppo ovvio. E se mi nascondo in questo armadio? A proposito, iscritti, probabilmente non sapete cosa c'è in questo armadio, ma lo vedete sempre qui nei nostri video. Qui c'è un rifornimento costante di snack per la squadra A4. Qui c'è di tutto, crostini, patatine, Nutella e così via. Forse posso nascondermi qui? E Vlad non penserà proprio di aprire questa porta?
No, Vlad indovinerebbe, perché gli piace mangiare tutti i tipi di dolci. Quindi non posso nascondermi qui. Va bene, dai, prendo uno snack e vado a cercare un posto dove nascondermi. Allora, questo posto è proprio dietro di voi. Questo è l'ufficio di Vlad. Ok, e... anche se Vlad non c'è, è comunque un po' inquietante entrare dopo che è stato chiesto di non disturbare. Ma qui, questo angolo è un ottimo posto. Ho due colori vivaci qui e mi mimetizzerò alla perfezione. Ecco perché mi trasformerò in un camaleonte. Allora, ci si può nascondere in uno di questi posti? Posso sdraiarmi e camuffarmi di rosso, ma qui è scomodo, scomodo. Il sole scotta molto, quindi è improbabile che riesca a stare sdraiato a lungo. No, dobbiamo trovare un altro posto, seguitemi. No, qui fa paura, continuo. Oh, un'ottima posizione. Io non mi aspettavo che fosse così morbido. In teoria ci si può nascondere qui, ma se Vlad prova a saltare qui dentro, allora mi schiaccerà. No. Non mi nasconderò qui. Ok, un muro di mattoni. Oh, è troppo ovvio. E se ci mettessi un po' più di bianco? Oh, non va bene, è tutto sbagliato. Dobbiamo trovare qualcosa di interessante, qualcosa di bello. Oh, abbiamo un magazzino aperto. In realtà è una rarità per la produzione A4. Quindi possiamo nasconderci qua, da qualche parte. Abbiamo un sacco di roba interessante qui, ragazzi. L'intero magazzino di A4. Non avete idea di quanta roba ci sia qua dentro. Abbiamo un sacco di scarpe da ginnastica diverse per le riprese. Alcuni blaster. Oh, un moderno battimosca dal video di 24 ore su una barca di cartone. Urr. Abbiamo tutto qui. C'è anche un pulsante iscriviti. Guardate, è persino qui, nel posto più in vista, in modo che subito entrando nell'hangar possiate vederlo. Pulsante rosso per l'iscrizione va sotto subito, cliccateci sopra e iscrivetevi al canale A4. Stiamo crescendo a passi di gigante, è molto importante per noi, ragazzi. Iscrivetevi al canale e fate più grande la famiglia A4 e noi cresceremo ancora di più e investiremo ancora di più nei video. Avremo bisogno di 800 di questi magazzini per conservare tutto il materiale per le riprese. Dipende solo dalla vostra iscrizione, quindi iscrivetevi, ragazzi. Abbiamo anche una carrozzina per bambini, ma credo che Gobby Cof l'abbia portata a casa. Non chiedetemi. Cavolo, beh, credo che diri troppo nell'occhio qui. È tutto così colorato. Dobbiamo trovare qualcosa di monocromatico, interessante. Aspettate, monocromatico, interessante, insolito. E se diventassi un classe G? Ragazzi, credo di essere un genio. Sono un classe G, un genio. Sentite, ho un'idea. Adesso chiamo il body painter e mi fa il trucco del classe G. Il classe G è al sicuro, conosco Vlad. Vedrà solo dove sta e basta. E oltre al classe G ci sarò anche io. Dunque ho deciso, sarò il classe G. Scusa se ti ho colpito. Sono andato ancora in giro per vedere dove potevo nascondermi. E sapete cosa ho capito, ragazzi? Che tutto questo assomiglia alla mia prima idea della piscina. C'è una piscina asciutta con dei palloncini dentro in cui si può saltare e fare il trucco dei palloncini. Mi truccheranno qui e mi sdraio qui. Mi rilasso in questi palloncini morbidi. Che emozione, mi è sempre piaciuto da bambino. A proposito, ragazzi, oggi abbiamo un sacco di trampolini. Scrivete nei commenti chi ama andare nei centri dei trampolini e nuotare in queste piscine asciutto. Scrivete, a me per esempio piace moltissimo. Ecco, ho scelto il posto, andiamo a truccarci. L'artista è pronto a dipingere su di me. Sarò in piedi proprio qui e sarò trasformato in un classe G. Ora vedremo che tipo di gadget e strumenti si usano per realizzare il body art. Questo è un compressore d'aria, aerografo. C'è un sacco di roba qui dentro da qualche parte, ho paura di toccarle, non ho mai visto niente del genere. Io c'ho questo coso. Sembra un tatuaggio. Inoltre il trucco fatto con l'acqua si lava velocemente. Questo è un grande vantaggio perché domani abbiamo anche il servizio fotografico e dobbiamo essere puliti. Ecco, sono già in piedi e niente, è il mio turno. Mi sembra di avere un tatuaggio su tutto il corpo. Ho la sensazione di avere un tatuaggio. Oh, dipingerei anche sul mio tatuaggio? È già stato dipinto. Oh, non c'è più! Sento freddo, che piacere! Oh, sono già un classe G al 50%, mi piace moltissimo. Sta per arrivare il grande momento e adesso mi truccheranno la faccia. E solo voi potete vedere come è venuto fuori, perché io non riesco. Comunque, non so come sia venuto, voglio sottolineare che questa vernice è a base d'acqua ed è sicura. Tutto a posto, non preoccupatevi. È un trucco speciale a base d'acqua, come quello che fanno nei parchi, solo che è molto più fine.
Allora, Iskitty, mi ci si vede o no? È solo che state correndo in giro alla ricerca di qualcuno ed Enko Glentic. Credo che sia la cosa più figa. Ecco, sono pronto! Più tardi verrò lucidato un po' per essere ancora più realistico. Ma ragazzi, guardate, chiudo gli occhi, mi appattisco e il gioco è fatto. Tutto qui, Glent non c'è più, non c'è più. Bam! Glent è qui! Comunque sono molto soddisfatto del risultato. Mi hanno già fotografato e mi hanno fatto vedere come sono. Penso che ci sia il 50% di possibilità. Dipende da quanto vado se esaminerò tutti i dettagli. Se vado solo in ufficio in magazzino, penso che sarà difficile trovarmi. Allora, ora sono pronto a fare il trucco, guardate. È qui che mi troverò. Ora mi vedete, ma tra qualche minuto non mi riconoscerete più. Sarò invisibile. Oh, è così insolito, c'è così tanta vernice sul mio viso che riesco a malapena a muovermi. I miei occhi si aprono a malapena, ma mi piace molto il video, non vedo l'ora di vedere come mi mimetizzo con questo muro. Credo che Vlad mi cercherà per molto tempo. Beh, mi vedete? Io sono qui, credo di essermi mimetizzato perfettamente con il muro. Quando Vlad passerà di qui non mi noterà di certo, l'importante è non respirare. Ecco, andate, andate, non dite nulla. Cavolo, ha fatto piuttosto freddo fuori mentre dipingevano i ragazzi. Ma questo non mi impedirà di vincere la battaglia di oggi. Ora mi faranno il trucco e assomiglierò a questi palloncini. E mi sdraierò lì, andiamo. Le mie prime impressioni? Fa molto freddo, ma sono determinato a vincere, quindi sarò paziente e mi trasformerò in un nuovo palloncino. Che figo! Scrivete nei commenti che aspetto adesso e se assomiglio ai palloncini. Credo proprio di sì e ho la possibilità di vincere questo gioco. Beh, praticamente questo è il mio aspetto al momento. Ora vado, mi sdraio e magari facciamo qualche aggiustamento. E dove non ci sarà il trucco ci saranno i palloncini. Anche i palloncini comunque sono freddi. Operatore, mi si vede? Ah, te l'avevo detto che sarebbe stato simile. Bene, basta così, ora mi sdraio qui e aspetto finché Vlad non mi troverà. Ragazzi, guardate, si sta già facendo buio. Sapete dove sono stato tutto questo tempo? Ho bevuto del tè, mi sono piaciute queste riprese. Non ho idea di dove siano i ragazzi, ma ho molto tempo per cercarli. Mettiamoci subito al lavoro, ragazzi, e cominciamo a cercarli tutti, uno alla volta. Non mi sembra di vedere nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno neanche qui. Andiamo all'hangar. Ho sentito che Vlad ha già iniziato a cercare. Dobbiamo solo chiudere gli occhi, fare un respiro profondo, respirare profondamente, calmarci e aspettare. Non so quanto dovrò aspettare ancora, ma mi sto già stancando un po'. Bene, bene, bene. Ragazzi, non ho ancora idea di che aspetto abbiano, quindi dobbiamo osservare tutto con attenzione. Ok, non c'è nessuno. Il soffitto forse? Dove sono? Non c'è nessuno qua? No, non c'è nessuno. Saliamo più in alto per guardare tutto da sopra. Ok, scendo. Dove sono tutti? Ah beh, al 100% qualcuno deve essere nascosto qui. È un luogo così grande, è logico, voglio dire, l'abbiamo gonfiato per niente. Anche se i ragazzi potrebbero averlo pensato e non hanno usato questo luogo di proposito. Diamo un'altra occhiata. Non sembra esserci nessuno. Cavolo, sono rimasto scioccato, non mi ha trovato. Riuscite a immaginarvelo? Era così vicino.
Credo di aver trovato la prima persona. Andiamo. Glent, ciao. Beh, che dire, probabilmente dovuto al fatto che il classe G è molto familiare ai miei occhi e riesco persino a scorgervi un granello di polvere, ma qui c'è una chiara distorsione. Beh, potevi scegliere qualcos'altro, ma non la mia macchina. No, classe G, potevi pensavo... Potevi metterti almeno dall'altra parte, no? Pensavo solo che avresti prestato meno attenzione alla classe G perché al sicuro. Bro, ho girato la testa, ho visto dei colori qui e penso: cos'è successo? Chi l'ha rotto, spaccato, graffiato? Noto tutto in questa macchina e qui c'è un oggetto, un bagliore, tutto confuso. Oh cavolo, io sono il primo. Sì, ma quello che voglio dirti è che la qualità del lavoro è ottima. Ma se tu fossi in un nuovo posto che io vedo per la prima volta, non sarei in grado di notare la differenza. La prossima volta ci penserò diversamente. Allora Glent, ho guardato l'hangar, quell'area, e ora mi sto muovendo da questa parte, vado in ufficio. C'è qualcuno? Non lo so. Beh, sarebbe stupido nascondersi così vicino. Avete verniciato la mia macchina anche? È vernice d'acqua, non ho ancora visto cosa hanno fatto alla Lambo. Ok, ok, scaffali, tavole, corde, testa di qualcuno. Di un alieno. Cavolo, questo è un nascondino, sono tutti truccati. Sì? Quindi è improbabile che qualcuno sia in una scatola. Ok, questo rende il mio lavoro più facile. Ok ragazzi, andiamo in ufficio. La porta è aperta al piano inferiore. Bene, bene, bene. Se qualcuno si nasconde nell'ufficio, sarà facile per me trovarlo perché conosco troppo bene il posto e vedrò tutte le differenze. Quindi andiamo. Allora, stiamo ancora ristrutturando, non guardate. Pareti bianche, reti. Ok, questa zona è l'ultima, andiamo di sopra velocemente. Andiamo di sopra. Allora, datemi un indizio. Qualcuno è uscito sul tetto? No? Grazie. Qui non c'è nessuno. Allora, vediamo cosa c'è nel mio ufficio. Ops, la porta non si apre. È vivo o è di plastica? Oh, ciao. Cavolo. Guardate Glent. Sergio, l'ha trovato pure te, eh? Ragazzi, ve lo dico, in realtà avremmo dovuto girare questo nascondino in un altro luogo nuovo, perché entro vedo che l'oggetto è diverso. Conosco già questo posto come le mie tasche. Sono su questo pianeta dalla sua nascita. Io, per farti capire, ero un classe G. Un classe G. Finalmente posso respirare. Sono qui da circa 40 minuti. La gente andava in giro per l'ufficio e non mi ha nemmeno notato. Come avete fatto a notarmi così in fretta? Con la visione periferica, ragazzi. Ok, c'è qualcuno qui? Non credo. Tutto chiaro, andiamo avanti, forza! Dobbiamo tornare indietro. Per come la vedo io, ovunque sono stato, non c'è nessuno. C'è un corridoio proprio qui, cominciamo a esplorarlo lentamente. Aspettate, Kabikov ha già vinto 1000 euro. Non ho capito. Ok, ma dobbiamo ancora trovarlo. Ok, tengo gli occhi aperti, non c'è nessuno qui, non c'è nessuno. Armadi, vuoti. Ok, non possiamo più entrare qui, non credo che i ragazzi siano qui. Ecco qui. Il bagno. Allora, frittelle ragazzi, è tutto. Sono tornato al punto di partenza. Ho setacciato ogni centimetro, ogni metro, tutto l'hangar in generale. Non riesco a trovare Kabikov. Non lo so. Lo sai, dimmi sinceramente, lo sai? Lo so. Quindi non posso chiederti aiuto. Ragazzi, basta, non so cercare, davvero. Ho guardato ovunque, ma non riesco a trovarlo. Frittelle! Ve lo giuro ragazzi, lo giuro e basta, non capisco dove sia! Non riesco a vederlo! Ah, ho capito! Comunque voglio dirti Kabikov, mi hanno un po' suggerito perché andavo in giro e tutti ridevano di me praticamente. Kabikov, comunque hai vinto. Davvero? Beh, ci assomiglia, dai, nei colori, nella forma. Mi sei passato accanto 3 volte. Ti dico che non mi sarei mai fermato qui. Ho attraversato tutte le attrazioni, le ho guardate tutte, ho guardato come vanno le cose. Dammi la grana. Posso pagare con Bancomat? Sì, mandameli.
Davvero, amico, mi è piaciuto molto questo posto. È stato difficile individuarti. Ok, ragazzi, ora dovete trovare me. Andate a rilassarvi e bere una tazza di tè come ho fatto io. Io farò il trucco e mi nasconderò. Facile, nessun problema. Ragazzi, ho inventato un gioco nel gioco. Ora mi nascondo e ognuno di voi avrà il tempo per venire a cercarmi. Chi mi trova più velocemente riceverà $1,000. 500. 1000. 500. 1000. 500. 0. Ok, 500. Ok, vado a cercare il mio posto. Ecco ragazzi, è ora di cercare Vlad. Si sta facendo un po' buio. Così sarà più facile per Vlad, è vero. Perché è molto più difficile cercare al buio. Ma penso che noi tre ce la dovremmo fare. Abbiamo 5 minuti a testa. Chi inizia per primo? Beh, vai tu per primo, ti hanno trovato per primo. Ok. Comunque ragazzi, penso che Vlad sia furbo. Forse si è nascosto proprio all'inizio. No, alla fine non si è nascosto qui, ma sarebbe stato bello trovarlo in un secondo. Oh, non c'è nessuno qui, Vlados. Ok, sembra che non ci sia nessuno. Oh, ancora 2 minuti, non so dove sia. Forse il mio posto? No, è troppo intelligente per lui, lui non lo farebbe mai. Ok, sembra che nessuno abbia squittito, quindi non è qui. Manca 1 minuto. Beh, l'unico altro posto in cui potrebbe essere è su questa montagna. Allora, cos'altro abbiamo? Ho dato un'occhiata dappertutto. Beh, di sicuro là sopra non andrà, 100%. 15 secondi, non so dove cercarlo. È improbabile che sia qui, ma dobbiamo provare. Vlados, hanno fatto un buco in classe G. Tempo è scaduto. Che cosa che ho fatto, ragazzi? Ragazzi, non l'ho trovato, vado a dirlo ai ragazzi. Allora, Glenn, l'hai trovato? Devo solo dire una cosa, non ho guadagnato $500. 5 minuti sono pochi e sarete stupiti. Comunque, chi va adesso è fortunato, perché qualcosa ancora si vede, perché l'ultima persona che cercherà... Vado io. Va bene, Sirio, che vai tu? Allora, la città gonfiabile credo che Glenn l'abbia già esplorata tutta, ma per sicurezza darò un'occhiata rapida. Vlad, sei qui? Abbiamo finito di giocare! Non risponde. Oh, ho un muro di Lego. Bene, dobbiamo andare da Helic. Non qui. 30 secondi. Quindi, da qualche parte qui intorno, magari vicino alle moto? No. Cosa? Cavolo? Vlad, ti sono passato vicino e non ti ho visto. Oh mio Dio, ma come si è mimetizzato? L'unica cosa, per favore, dovete tenere i ragazzi lontano, così non vedranno niente e non sapranno che sono qui. Ragazzi, voglio nascondermi nei Lego. Ora mi metto in questo angolo e mi copro il più possibile. Lascio solo così e spero che non mi vedano. Va bene, andiamo. Forza, forza. C'è anche un Lego bianco qui, così confondono i capelli. Beh, chi sarà il primo a cercare di trovarmeli? Significa che 500 euro sono i miei? Ma senti, c'è ancora Kabikov, tu quanto ci hai messo? 4,45. Oh, ragazzi, mi dispiace, 500 euro sono probabilmente già nella mia tasca, così li ho trovati, ma dove ovviamente non lo dirò. Quanto tempo ci hai messo? 4,45 probabilmente. Ah, quindi probabilmente è molto lontano da qui. Vai, vai Kabikov, dai, vai okay, subito. Ok, il tempo è partito, andiamo. Vlad, ci sei? Ok, forse qui? No, nemmeno qui. Ok, ora ho controllato tutti i trampolini e tutti gli scivoli. E non c'è, non mi resta molto tempo, quindi decido di correre in ufficio. Andiamo, dai. Strano, ma non c'è nessuno in ufficio. Vlad, sono qui, vieni fuori. Nell'armadio non c'è. Forse nel suo ufficio? Luci accese. Beh, non poteva nascondersi qui. Ok, allora, non è in ufficio, quindi andiamo fuori. Ok, esco dall'ufficio e c'è il Geländewagen. È un magazzino davanti agli occhi, quindi accendo il binocolo. Non lo vedo lì. Ho un'altra idea dove posso controllare. Lì vicino alle colline mentre stavo correndo. Chi c'è lì in piedi? Ciao. Come è stato? Ma non sono passati più di 5 minuti, io no. No, non più di così, esattamente 5. Trovato? Quindi... Cosa ne pensi del trucco? Beh, potevi fare di meglio, come me per esempio, ma va bene. Vitelle, mi sembrava di essere invisibile, ho tirato fuori il telefono, mi sono guardato nella telecamera e lì c'è un muro di Lego. Vai, esci.
Non sei nemmeno riuscito a truccarti le gambe. Beh, stava facendo buio, avevo un po' di fretta. Bene, andiamo ragazzi. E ciao a tutti, mi chiamo Vlada4, Glint, Krabikov e guarda lo scivolo di questo video! Guardate questa enorme piscina! Non riesco nemmeno a immaginare quanti litri d'acqua ci siano! Krabikov, quanto pesi? Oh, secondo i miei calcoli più o meno 6 tonnellate. 6.000 litri! 6.000 bottiglie da un litro, molto! Guardate anche, abbiamo questo scivolo! Finora è asciutto e non è scivoloso, ma tra un po' lo riempiremo di acqua e sapone e diventerà incredibilmente scivoloso, come una pista di pattinaggio in inverno, e cadremo in quella piscina. Inoltre oggi ci saranno molte challenge, varie battute e prove. La produzione a 4 sta dietro le quinte, conterà i punti che noi otterremo in queste challenge, e chi ottiene il maggior numero di punti per questo video prenderà il jackpot. Sarà molto insaponato! Ah! E io sono una stella marina! Bene ragazzi, abbiamo preparato completamente lo scivolo, abbiamo versato un mucchio di litri di sapone e l'hanno riempito d'acqua, e allora finalmente è giunto il momento di fare la prima caduta nella piscina! Ragazzi, chi lo farà? Non io! Allora vado a fare una prova, devo scendere per primo. Allora ragazzi, sosteneteci con un like. Ora farò la prima manche. Dai ragazzi, un bel like a questo video in questo momento. Andiamo, facciamo come nei film. Dai. Sto resistendo. Non ti lasciare andare. No. Glint, non lasciarmi andare. Non lasciarmi andare. Krabikov, sei un traditore. Bello fresco. Sto a posto. Guardate, qui sto bene. Ok, ma è noioso spostarsi in quel modo. Quindi prendiamo gli oggetti d'esibizione. Tieni tu. Guarda, ho una mini barca. Ci vado io. Bella, tirati su, uscita per due. Krabikov, andiamo. Bene ragazzi, sono tornato dritto da lì e ve lo dirò, è stato molto veloce. Dai, contiamo fino a tre. Ragazzi, come salvare Krabikov? Non lo so, temo che se ti prendo cadremo insieme. Resta giù. Va bene, Glint, forza. Dai, vado io. Mini barca. È andato. Che velocità, ragazzi. Need for speed most wanted. Guarda, ragazzi, ho un enorme trampolino. Questo è per due, Vladone. Quindi no, voglio andare da solo. Guardate quanto è grande. Allora ragazzi, sono pronto. Dai, dai, Vladone. Dai. Su, dai. Wow, che figata. Pazzesco, sono quasi rimasto asciutto. Ma ora voglio saltare sul tappeto, sull'acqua. Questo è quello è che un non trampolino fatto. Sì, non l'ho mai fatto prima. Wow, cavolo! Wow. Che figata, Vlad! Davvero! Salta su! Ora, attento, attento, piano, mi metterò dentro. Uno, due, tre! Dai, tieniti, forza! Fermo, resisti. Fermo, attenzione! Andiamo! Andiamo a prendere Krabikov! Uno spara! Il secondo controlla! Nuotiamo! Stiamo remando forte! Dai rema, ci siamo quasi! Dai Krabikov, solo fai molta attenzione, stai per favore! Stai saltando sulla mini barca, a forza! Sì. Ok, errore! Dai, forza! No! Vai via! No, Krabikov! No! Urrà, non ho più un amico! Quindi chi è l'ultimo a salire in cima è un loser! Krabikov, no, non interferire! Vlad, diglielo tu! Ma no, Krabikov non è più mio amico! Mi affronta costantemente, mi prende in giro! Come si sale più in alto? Non lo so! Vattene da qui! Ho buttato giù Krabikov, bene! Santo! Ecco, sono il primo! È stato fantastico! Ragazzi, siamo saliti con Glint per primi, quindi dov'è Krabikov? Loser! Perché sei l'ultimo! Ma frittelle, gente, abbiamo ancora un enorme granchio!
Scendiamo con lui! È per due persone! Wow! Guarda, puoi andare a pancia in giù! Aspetta, a pancia in giù che ti aiuto. Bene, io! Bene, sono sul granchio! Sei pronto? Accidenti, no, non sei sono pronto! Sono pronto! Sono dritto! Vai, frittelle! È stato fantastico! Quindi torniamo indietro. Accidenti, pensavo sarebbe peggio. Ho schizzato tutta la fotocamera! Kamikov è caduto! Quindi ragazzi, si scopre che non è una mini barca, ma sono degli sci! Conta, forza! E uno! Ok, dai Glentino, ci sono qua! Vai, Blandone! Dai Glentino, vai! Allora, andiamo ragazzi! Sui mini sci! Ragazzi, consiglio a tutti di provarla, era proprio come uno sciatore reale! Datemi un fenicottero gigante! E che cos'è? Ora vedrete, ragazzi! Bello! Allora, il più grande salto proprio sul fenicottero più grande! E andiamo, andiamo! Che potenza! Mi hai spostato come si deve! Bagnato! Questo è fantastico! Quindi Kamikov usa una valigetta gonfiabile! E uno, due, tre! No, 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 non si può. Allora, abbiamo guidato tutto ciò che potevamo. Lo scivolo è realisticamente scivoloso. Ora verseremo ancora più sapone, ancora più acqua. Infine inizieremo le nostre challenge e combatteremo per la vittoria. Andiamo. Ragazzi, ora avremo una competizione per i punti. Primo compito, vedi, c'è un bottone rosso alla fine di questa piscina. Questa campana, cosa bisogna fare? Dobbiamo fare... premerla. Ora avremo una corsa in navetta. Al conto di tre, allo stesso tempo, rotoliamo giù per lo scivolo. Ci facciamo strada attraverso la piscina. Ognuno di voi deve premere il pulsante e tornare qui. Il primo che viene qui ottiene un punto. Puoi già contare su di me. Uno... No, andiamo senza di essa, andiamo solo uno, due, tre. Ehi! Attira la traccia, lo intracciano, fratello! Aspetta, aspetta! Sì! Frittelle, sono primo! Oh, per fortuna ho iniziato ad andare in palestra! Ragazzi! E per cosa state combattendo? Solo per interesse sportivo! E Glenn è il secondo, Kamikov il terzo. Accidenti, hai scelto una tattica spettacolare, diamine. Si sono fortunato che nessuno mi abbia seguito. Stavo correndo in questo modo, Glenn, per favore. Kamikov mi ha appena preso a calci, ora mi vendicherò. Ragazzi, ora ci sarà un altro round. Ma ora non dobbiamo toccare i bordi della piscina. Dobbiamo immediatamente agganciarci a un pezzo di legno sullo scivolo. Oh! Ci con Kamikov! Frittelle! No, Kamikov! Bene, ragazzi! Come? 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 In questa grande battaglia ho guadagnato due punti in due round! Mi avete visto salire su Kamikov in modo epico! Quindi, ragazzi, ora è il secondo gioco, più interessante per noi! Si chiama Butta Fuori! Ognuno di noi si gira verso il bordo della piscina. Contiamo fino a tre e la persona deve arrivare qui. E quando arriva qui il timer si ferma e l'uomo fissa il suo tempo. Ma non è così semplice. Abbiamo questi palloncini d'acqua gonfiabili con cui lo colpiremo. Bacino per ogni persona. Bene, vediamo chi avrà il miglior tempo. Kamikov non è stato affatto fortunato, voglio solo il suo. Oh, guardate. Ecco, per molti colpi. Allora, bisogna prendere subito una palla rossa, beh, capisci perché. E io prenderò il colore dei light. Allora, Kamikov, sei pronto? Sì. Verso il bordo della piscina, dritto al confine. Gli scalini sono al loro posto. Però non puoi toccare il bordo della piscina, subito qua. Allora, sei pronto, Kamikov? Sì. Uno, due, tre. Cronometro partito. Sta perdendo tempo, guardalo lì. Sta sgambando, guarda. Il tempo passa più veloce! Accidenti, Kamikov ha scelto la tattica sbagliata! Forse sta aspettando che finiamo tutte le palline! Non lascia che aspetti! Bene, Kamikov, salirai, Oh, va, va, va! Su!
Oh! Questa è la bombolona che terrò per dopo. Capicon viene l'anno prossimo? Oh! Oh! Vicino a me, ben fatto. Capicon gestisce il tempo sbagliato. Da qualche parte intorno a un minuto mi pare già. Sta cercando di farlo. Che frittella che sei! Prova! Davvero proprio. Ok, arrampicati, dai! Non posso saltare. Ho i crampi alle gambe. Beh, prova, salta! È stato lì già da 2 minuti! Ma ragazzi! Ok, lo aspettiamo. Lasciatemi risalire. Salta, 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 dai! Salta. Capicov, beh? Oh, oh, oh! Paura! Bene, mi sono già stufato, lasciamolo vincere. Vincere? Forza. Ragazzi, non salirete neanche voi. Lascia che vinca, lasciamolo, lascia che vinca, forza. Lasciamolo vincere. Se sono passati 3 minuti, è già caduto da qualche parte. Oh, si sta arrampicando, si sta arrampicando. Accidenti, Capicò, sei talmente divertente. Oh. Forza, fucilazione, fucilazione. Ultimi 3 proiettili, Vladone, andiamo. 1, 2, 3. Sono finite. Dammi 5, dai. Oh, traditori. Traditori? Queste sono le regole del gioco. Vediamo il tempo. Stop. Il tempo. 4 minuti con Bikov. 4 minuti e mezzo. Capito. Bene, ora Clentino, credo sia il tuo turno. No, dai tu, dai. Sasso, carta, dai. Forbice. Chi vince questa? Vittoria. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Sì. Accidenti. Sì, sì. Accidenti. Pietra, pietra. Voleva un taglio di carta. Whip. Allora? Avrò una vendetta. Sì, e Glenn si vendicherà di me con Capicov. Penso che ci riuscirò perché ho sempre amato fare le trazioni sulla barra orizzontale. E comunque il compito principale è qui. Sì, i palloncini d'acqua fanno male e sono spiacevoli. Sono completamente d'accordo con questo, ma bisogna sopportarlo. Dai, dai, abbiamo sentito tutti. Qui non è così scivoloso, aggiungiamo dello shampoo. Siamo praticamente pronti. Qui? Shampoo ancora. Va bene, lo farò, sarà solo una gioia per me. Va bene, lo farò. Ora toglierò il sapone dai guanti per renderlo meno scivoloso. Nessuno l'ha vietato. Dai, Glenn, ti stiamo già aspettando. State aspettando, stiamo vero? Stiamo aspettando, svegliati. Non siete pronti per questa velocità, ragazzi, credetemi. Beh, siete pronti? 1, 2, 3. Va bene, sopportiamo, sopportiamo. Bene, Capicov, Capicov, ti piace? Stop! Quanto? 38 secondi! Descrivi le tue emozioni! Accidenti, mi sentivo come se mi stessero bombardando da un aereo! Ok, ora è il turno di Vlad, 38 secondi! Oh, per Vlad ci sono più bombe, è solo un delirio! Dato che Vlad non mi ha salvato, ovviamente glielo restituirò. Avete capito? I ragazzi saranno solo super cattivi con me in questo momento. Ho colpito Clentino così bene un paio di volte, penso che mi vendicheranno il più possibile. Sono pronto! Vladone? Sì? Ti ricordi quando mi avresti dato il sapone? Senza rimpianto. Dai, sì. Sono pronto. 1, 2, 3. Fatto! 23 secondi, 15 secondi di differenza, come hai fatto? Ragazzi, 4 minuti e mezzo di differenza, come ho avete fatto? Di non farmi fermare per un secondo. Accidenti, 3 punti e preso, vincitore. Beh, racconta, sicuramente non è piacevole quando ti lanci i palloncini. Uno mi ha beccato proprio in faccia. Beh, io avevo paura per gli occhiali, quindi sono andato lentamente. I ragazzi sono già sul bordo della piscina, quindi inizia una nuova sfida. Potete prestare attenzione, i ragazzi hanno una cintura e una corda in comune. Bisogna arrivare a questa linea gialla, fare clic su di essa, ma non è così semplice perché hanno una corda e possono usarla per tirare se stessi. Qui è importante peso, forza, intelligenza e agilità. Pronti? Sì! 1, 2, 3! Così, 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 cosa vediamo? Un giocatore di nome Vlad a 4 è ancora in ritardo. Capicov inizia con molta fiducia, inizia con molta fiducia! Oh, di
Oddio, allora cosa vediamo? Vlad di generale è in vantaggio, lo vedo. Kabikov, tira la corda per impedire a Vlad di farlo, così come mi tira, Kabikov, resisti fino all'ultimo, Non ce la faccio. Fermato, ok. Manca la corda. Ok, ora aspettiamo a chi finiranno prima le forze, alle mani di Kabikov o ai piedi di Vlad a 4. Inizia un vero tiro alla fune! L'epicità sta crescendo, Kabikov a quanto pare non può andare molto lontano. Kabikov prende forza, molto probabilmente. Quindi eccolo che prende la corda per la riserva, in modo che ne abbia abbastanza per saltare. Questo è molto importante. Un sacco di corda! Il finale di questo gioco sarà inaspettato, ve lo assicuro, cari telespettatori. Vlad a 4 cerca di contenere Kabikov con forza, ma Kabikov ha raccolto e ha mantenuto più corda, ha preso la riserva. E qui inizia un vero incontro tra due titani. Allora cosa stiamo vedendo? Vlad a 4 non vuole affatto cedere. Tuttavia il quarto punto è molto importante per lui oggi. La riserva di corda di Kabikov è ancora più grande, può provare ancora. Ma quante corde? Vlad a 4 prende misure estreme, prende le corde da Kabikov, non è ancora chiaro, lo spingerà, sì, probabilmente, e molto probabilmente si spingerà da solo. Ragazzi, questo gioco sta per finire, è necessario fare click sulla barra arancione proprio qui. Iniziano le offerte, chi lascerà andare chi? Ragazzi, un tal delirio, penso che sia necessario mettere mi piace in questo momento. Vlad si è liberato dalla corda e quindi Kabikov inizia a piangere perché ha perso. Ecco qua, che sfida ragazzi. Kabikov ha strappato la corda. In breve Kabikov ha cercato di fregare e ha perso. Quarto punto, mi congratulo con te giovane, tenuto con dignità. E forza. Sei il prossimo. Accidenti. Mentre i ragazzi salgono aggiungerò loro un po' di sapone. Ragazzi, siete pronti? Aspetta, mostralo. E questo è un imbroglio. Ha quasi vinto con me con tali tattiche. 1, 2, 3. Allora, forza, i ragazzi iniziano. Kabikov ha un tacco, piccolo vantaggio perché ha partecipato al gioco e sa come funziona. Allora versiamo per bene. Kabikov, sorry, a essere onesti penso che potrebbe durare. Vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, così inaspettato. Sullo sfondo c'è una lotta tra due titani. Vi prego di iscrivervi al canale, dopotutto gli iscritti sono importanti. Guardate questo design, figo? Allora Glentino, guardate, qualcosa è andato, sta andando. Ehi, guarda un po', l'unica cosa che riesce a fare è stare lì fermo senza muoversi. Allora cosa farai? Mi riposo. Ha solo una corda di base, ora impazzirà bruscamente, si arrampicherà e tu sarai seduto lì in fondo. Ma è un provolone che non riuscirà mai a portare su qui sopra. Beh, è possibile. Ok, ragazzi, vi dico, Kabikov è un broccione professionista, dico di dare. Ecco, mi sono strappato mezzo metro, Kabikov. Guarda cosa! Cos'è questa manovra? Kabikov vuoi uno spuntino sulla corda o cosa? Cosa sta facendo? Oh, sta andando via di nascosto! Signori, dov'è l'arbitro? No, Kabikov, non te lo permetterò! Lotta per il vincitore! Qui si può soltanto vincere o perdere! Sta finendo le energie, gli sto strappando un centimetro! Sembra che Glenn sia in una posizione perdente perché ha una quantità limitata di corda e non può tirare! Kabikov ha un attimo controllo sull'intera situazione sottostante. Glentino è sempre più in alto. Ma se Glent può farcela, è il salto finale. L'importante è non dargli corda. Ad essere onesti ragazzi, sapete cosa farò? Sono pronto a non combattere il prossimo round, ma a dare il mio punteggio al vincitore di questo round. Chi vince ora riceverà 2 punti. Quindi Kabikov sale sulla piscina. Ora ci sono 2 pesi massimi, le 2 migliori risate della galassia saranno sullo scivolo. Kabikov è già sullo scivolo e Glenn compete il salto e... Dove e cosa qui, premere? Qui, ecco la mia mano, qui è necessario fare click. Kabikov, tira! Non ha premuto! Premuto! Sì, Glenn, premuto! Vittoria, 2 punti, 4-2-0. Io mi stavo guadagnando centimetro per centimetro quella corda. Vero rapace con questo salto finale. Non appena ho sentito che c'era una micro chance, dopo tutto sono saltato. Dai! Sei un provolone. Io e i procioni non siamo amici. Prossimo round. Quindi ragazzi, abbiamo contato qui e ci siamo resi conto che Kabikov è fuori dal gioco. I numeri non mentono mai. Pertanto i ragazzi partecipano al round finale insieme e ottengono 3 punti per questo round. 3 ragazzi, si può vincere. In breve spiego le regole. Guardate, i nostri pezzi di legno sono diventati colorati, ma abbiamo 2 rossi, 2 gialli, 1 blu e 1 verde. Glenn
e io stiamo scendendo su un albero casuale e Kabikov in questo gioco sarà il presentatore. Lui, nonostante il modo in cui giochiamo e dove siamo, nomina senza guardare casualmente uno dei quattro colori e io e Glenn dobbiamo saltare su questo colore e rimanere su di esso. E quando Kabikov chiamerà blu o verde, inizierà una vera guerra lì. Accidenti, come posso vedere sarà divertente. Nel video ovviamente. Lo guardi nel video e metti là. Non dimenticate. Bene, prendiamo le nostre posizioni. Io so probabilmente che colore prenderà Kabikov. Quindi il gioco è iniziato. In breve ragazzi, se non avete capito, andate a vedere. Il round finale. Bisogna aggiungere sapone, compagno presentatore. Nessun problema. Sei pazzo. Vlada 4, per te qualsiasi cosa. E inizia l'acqua fredda. Andiamo. Il round finale. Wow. Tutto il sapone, tutta l'acqua, vai! Forza! E iniziamo con il rosso. Forza, forza, vai, forza! Il re della collina. Su giallo. Quindi bene, il giallo c'è. Verde. Non ci pensate nemmeno. Vengo da te. Oh, cambio le regole. Ok, tu sei sul blu e tu sul verde. Dovete scambiarvi di posto. No! Devo pensare, ma come posso arrivare? No! Hai 5 secondi! No! 5, 4. Ok, lascia che lo facciano quanto vogliono, è molto divertente. Aspetta, fermo! No! Grazie. Dobbiamo fare una pausa. Ok. Siamo sul verde. Ah, blu. Frittelle. A cosa stai guardando? Sì, viva! Qui dovevamo usare la tattica di attesa e continuavo a mettermi su tutte le furie. Kabikov, scendi con noi, salutiamo. Dopotutto questa è la fine di questo video epico. Congratulazioni. È stato fantastico. La cosa importante non è vincere, è partecipare.